Ciao. È impossibile non partire, diciamo, da un fattore che ha riguardato la lettera giornaliera, ossia la pronuncia disciplinare sul caso Andria. Voglio capire un po' se influirà ovviamente sulla preparazione a partire di Benevento, perché con la penalizzazione dell'Andria e l'utente di Barletta avrebbero maggiori obiettivi, invece a partire di domani assume quasi i contorni di un amichevole. Quindi vorrei capire come avete assorbito la sentenza e soprattutto come cambia la preparazione alla partita. No, io direi che noi ci siamo preparati per far sì che questo gruppo continui a crescere, a prescindere da quella che è stata la sentenza. Ma la nostra partita sarà una partita che va giocata per migliorarci, per avere una condizione migliore. Giocherà una squadra che vuole continuare su questa scia degli ultimi risultati e quindi farà di tutto per fare un'ottima prestazione. Restando sul caso Andria, una domanda tecnico, si parla di afflittività nella sentenza, quindi diciamo la peggior sentenza possibile, però non è paradossale che arrivi una penalizzazione per l'anno prossimo quando la squadra, diciamo, ovviamente facciamo i scongiuri, però potrebbe trovarsi in una categoria in cui non ci saranno le Ma processioni, io potrebbe paradossale. mi dispiace di non darti una risposta perché solitamente per mia abitudine, per principio, quelle che sono le sentenze degli organi federali non li commento mai e quindi so che le sentenze si leggono e i commenti li lasciamo perdere. Sera. Domani lei ha parlato chiaramente di una partita da giocare per continuare a crescere, ma visto che alla fine fosse in palio sono 3 punti che non cambierebbero nulla, ci sarà un po' di turnover o chiederà comunque la migliore formazione? C'è come c'è stata nella partita precedente, attenzione ad eventuali possibili sanzioni, quindi in quella che è la prospettiva appunto delle gare, ma questo è un discorso già fatto da tempo, programmato da tempo, che staremo attenti a questo, quindi sicuramente c'è una squadra che va in campo, che sarà in virtù di un'analisi a 360 gradi, sarà la formazione migliore. Sono un po' tutti a disposizione. Ripeto, la nostra attenzione è per non portarci qualche sanzione eventualmente che possa scattare per le prossime due gare. Quindi siamo attenti a questo e andremo a fare una partita e a mettere una squadra che possa essere anche successivamente nel suo organico tutta a disposizione. E da queste certezze che sono state quelle che abbiamo cercato di dare a questo gruppo dall'inizio, che viene un po' da questo modulo, che durante lo svolgimento anche di un'azione può modificarsi, ma alla fine questo è quello che ci ha dato gli equilibri e quindi dietro queste certezze avere ancora la consapevolezza che attraverso un determinato tipo di lavoro si può migliorare sia la fase difensiva che la fase offensiva e quindi alla fine credo che di questo modulo i ragazzi ne hanno preso atto e sono coscienti che si può far bene, quindi sostanzialmente andremo avanti con questo sistema. Sono 19 i convocati, quindi sono tutti a disposizione. Ora vediamo un attimino anche, vorrei capire un attimino loro che schieramento vanno a fare. Per poter contrapporre la squadra migliore, a prescindere da Carretta o da qualcun altro, voglio dire. Mi aspetto una prestazione davanti al proprio pubblico che in qualche modo deve ripagare un campionato che all'inizio, sulla carta doveva essere un campionato sicuramente da vertice, che invece quello che è successo anche negli anni passati lo ha portato a restare fuori da questa fase qui, che è sicuramente quella a cui la società punta. E quindi una partita sicuramente di spicco gagliarda, perché giustamente vogliono dare soddisfazione ai propri tifosi. Anche lì stiamo vedendo. Io ho la mia idea e credo che quella che andrò ad attuare, a prescindere da Pane stesso, voglio dire, perché ragazzo che di buone qualità, che si è messo a disposizione sia col mister Di Leo sia con noi, quindi non c'è nulla da dire. È un portiere affidabilissimo,
ma in questo momento credo che andremo avanti con Liverani, almeno per questa partita, proprio per continuare quel modo di comunicare anche tra i vari compagni, quindi tra i vari reparti, e quindi ecco, anche questa è consapevolezza di gruppo in questo caso, e quindi lo portiamo avanti.